Buongiorno a tutti da Tonio Laino. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace per sostenere le battaglie di calciomercato di Claudio Lotito, che non ha preso Greenwood, è stata una delusione per tutti. Greenwood è stato vicinissimo alla Lazio, proprio il papà di Greenwood e il procuratore hanno spento affinché andasse a Marsiglia, in un posto dove non lo vuole nessuno e dove ieri ad accoglierlo sono stati meno di una trentina e con una città in rivolta, con un sindaco. Il sindaco di una delle città più violente del mondo, che continua a criticarlo. Io sarei contentissimo come tifoso del Marsiglia di avere Greenwood di squadra. Non l'ho visto molto convinto dalle immagini, però lui ha scelto di andare a giocare là perché gli danno un po' di soldi in più, un milioncino in più, e perché comunque spingevano a prendere a giocare là in una piazza, ripeto, dove non lo vuole praticamente nessuno. Ora, detto questo, io non ho mai detto che Greenwood era fatta, ma che la Lazio era molto vicina e che si poteva chiudere, ed è la verità. La trattativa esisteva, è esistita realmente, è stata confermata da Lotito e Fabiani, ma il nostro Magalli poi non è più volato a Londra e quindi la trattativa non si è chiusa e è andata a finire a cazzo, come sempre. Un Berardi 2.0, un Yilmaz 3.0, come io avevo pronosticato, tra l'altro. Però abbiamo raccontato. Ci siamo illusi, altrimenti non saremmo laziali. Ci abbiamo creduto, altrimenti non saremmo laziali. Per oggi, un attimo solo. Torniamo a noi. 18 luglio, oggi è giovedì, inizia un'altra corsa, inizia un nuovo circo. E i nomi sono due accostati alla Lazio: Laurentiè del Sassuolo e Job Bellingham, il fratello di Jude Bellingham. Job Bellingham è del Sunderland, è un prospetto molto molto interessante, è stato proposto alla Lazio. Per il momento pare che non ci sia una vera trattativa, ma è un giocatore forte che può crescere, sarebbe forse un profilo che farebbe comodo davvero alla Lazio, questo qua, secondo me, secondo il mio modesto parere. Poi io non l'ho mai visto giocare, cioè ho visto qualche video, ecco, però non l'ho mai visto giocare in una partita in diretta. Ho visto qualche video, è chiaro che i video mostrano sempre il bene del giocatore, quindi io posso dire, minchia, bravo, potrebbe essere un profilo adatto alla Lazio. Vediamo cosa succede. Però, l'altro nome, ecco perché io poi mi incazzo, l'altro nome è Laurentiè del Sassuolo. Il Sassuolo chiede 15 milioni. Un giocatore che sta in Serie B, che è retrocesso con la sua squadra in Serie B. Okay, quindi è un buon giocatore? Sì, probabilmente, però cioè, ci chiediamo anche chi dei due dobbiamo prendere. Io prenderei Bellingham, ci manca Bellingham in Serie B inglese, d'accordissimo, però Bellingham è un prospetto forte. Ho letto tantissimi commenti positivissimi su questo giocatore, però fatto sta che la richiesta del Sassuolo per Laurentiè è 15 milioni. La Lazio avrebbe proposto al Sassuolo 8 milioni più Basic come contropartita. Quindi, io mi sto cercando qualche notizia a riguardo. Però io so che questa cosa me l'hanno detta, però ora non lo so se è vero, sto cercando riscontro. Però pare che siano stati offerti 8 milioni più Basic. Ora, io tra i due, sceglierei Bellingham a prescindere. Secondo me è molto più forte di Laurentiè. Poi ci sono vari profili che sono stati costruiti alla Lazio, parametro zero, Depay a zero. Abbiamo preso Castrovilli. Abbiamo preso Castrovilli. 2 milioni di euro per 3 anni. Tantissimi infortuni nell'ultimo periodo, però, ripeto, ho detto ieri, a zero potrebbe essere un buon colpo se e quando sta bene, perché dà tanta qualità in mezzo al campo. Però se sta bene, se è quello degli ultimi anni, male. Se è quello degli ultimi anni, molto male. Però questa è stata la scelta a zero, un'occasione. Ieri ho fatto il video, arriva Castrovilli, punto interrogativo. Arrivato Castrovilli, dovrebbe essere oggi in giornata ad Alonso di Cadore, però i nomi sul taccuino adesso sono questi due.
Ora io sinceramente non mi voglio creare aspettative, non voglio pensare che quello sia meglio di quello, io ho dato la mia, però poi se dobbiamo dire, se Bellingham inizia una trattativa estenuante anche per sto Bellingham, o se Laurentier per 8 per 15 milioni, se dico io, se la Lazio è interessata a questo giocatore, o a Bellingham, o a Laurentier, trova a comprare, non iniziamo a fare di nuovo. È 3 milioni, è 4 milioni, cioè 7 più bonus, 8 più bonus più giocatori, e 6 più giocatori. Vai e te lo vai a comprare il giocatore. Non è possibile. Non è possibile. Allora io dico, dobbiamo completare il reparto. Il ritiro è già iniziato. Sta per finire. Oggi c'è un amichevole col Trapani 18, Lazio Style e DAZN. I giocatori per me devono essere già disponibili nel ritiro. Come fanno le altre squadre. Certo, poi qualcosina arriva, però nel ritiro è fondamentale poter far allenare e far lavorare i giocatori con l'allenatore. Se Barone ha in mente uno stile di gioco, uno schema di gioco, è giusto che lo faccia giocare, che provi con questi giocatori qua, con i nuovi. Quindi, vediamo domani che succede col calciomercato. Perché a sto punto non ci sto più dietro, non ci credo più. Sì, ci credo, raccontiamo trattative, diciamo la nostra, magari ci fissiamo con Bellingham, però poi probabilmente fa anche schifo. Un attimo. Detto questo, chi di speranza vive, disperato muore, noi più disperati di così non si può, quindi attendiamo soltanto novità. Più di questo. Ridimensionamento, non si può fare peggio, possiamo solo fare meglio. Quindi iscrivetevi al canale, mettete mi piace, mi raccomando, sempre Forza Lazio. Stasera sarò in live su un altro canale YouTube per il calciomercato della Lazio e parlare un po' di Lazio. Ciao a tutti.